Agata Annino sta per completare il dottorato di ricerca quando scopre di avere un tumore al cervello. Nonostante questo, con grande coraggio continua a vivere la sua vita e a frequentare il laboratorio di farmacia. Soltanto quando si guardava allo specchio aveva consapevolezza della gravità del male che l'aveva colpito, quando si vedeva senza i capelli. E allora mi dice: mamma, dove vado? Che faccio? Che mando curriculum? Se mi vedono così, nessuno mi vorrà. Quando lei ha scoperto quello che aveva, è stata lei a cercare il rimedio. Non era una sprovveduta mia figlia. Si è messa al computer e ha cercato dove poter andare, dove potersi curare. Ricordo il primo esame che ha dato fu la matematica. Ed è tornata contentissima perché era andato bene. E mi diceva: mamma, vedi, io sono portata per questa facoltà. Ha fatto una tesi sperimentale, che era una sintesi di un vaccino, pare che dovevano fare. Vaccino per cosa? Antitumorale. Era determinata, era una ragazza molto decisa, amante della vita e amante del lavoro, aveva un profondo senso del dovere. Del laboratorio parlava del clima che si era creato all'interno, però ogni tanto diceva che dai laboratori superiori, dei piani superiori, buttavano tutto nei lavandini. Dice: noi respiriamo questi vapori, mamma, che escono dai tubi proprio dei lavandini. Una volta si era sentita male là dentro, me l'hanno accompagnata a casa. Signora, non si preoccupi, non è successo niente. Ma come mai? Che è successo? Perché? E niente, dice, ci siamo sentiti male tutti quanti. Agata ha avuto gonfiore delle mucose della bocca, dell'apparato respiratorio. Non credo che temessero per la loro vita, che sicuramente non sarebbe andata avanti a frequentarlo, e neanche i docenti, visto che non hanno fatto mai niente. I ragazzi andavano là a fare ricerca, hanno dato tutto di sé. Amava, mia figlia amava questo lavoro e lo faceva con tanta passione. E non si meritavano di essere lasciati così soli, abbandonati a se stessi, perché non è giusto che i ragazzi debbano morire per fare ricerca. Vorremmo che si scoprisse la verità, che si appurasse se veramente ci sono delle responsabilità là dentro. Che non è giusto privare i giovani della vita, del loro futuro, dei loro sogni, di tutto, togliendo la vita. E buttare le famiglie in un dolore che